Ragazzi, guardate qua, un Barolo del 1999, cioè più vecchio di me, capito? Esagerato. È qualcosa di spettacolare. Questo è un regalo che mi hanno fatto, davvero fantastico. E non ho parole, non ho parole. E meno male che l'ho aperto oggi pomeriggio, perché quando l'ho aperto c'aveva ancora quell'odore un po', sapete, quando sono i vini molto vecchi, un po' liquoroso così. Però guardate, guardate i filamenti, i filange, i filangiamo, ecco, questi qua significano che è proprio di altissima qualità. Cioè, vi dico una cosa, stasera sono veramente esausto, sono tutto sporco, perché ho fatto una minestra, che poi non è una minestra, ho fatto una vellutata di funghi porcini, perché c'è un ragazzo che conoscerete presto, perché vi dico che lo conoscerete presto, e praticamente mi ha spedito un paio di funghi porcini, erano pochi, c'era solo quello, perché quest'anno è veramente un'annata di cacca per i funghi, e quindi ho fatto una vellutata di funghi porcini. Una cosa che non. Ma che non avete idea, che non avete idea. Cioè, siamo qua che ce la siamo goduta, che ce la siamo proprio, cioè, guardate, cioè, la cocotte, il piatto la cocotte. E poi con l'olio del mio amico Giuseppe. Ma che meraviglia, ma che spettacolo, mamma mia. Va bene, niente, vi volevo augurare buona serata. È un periodo così, però insomma, noi ci vogliamo bene e quindi vi auguro buona serata a tutti. Ah, una cosa, la dico perché molti non hanno capito quello che è. Cioè, ieri sera ho fatto un video di mezz'ora cercando di spiegare, ora ve lo dico chiaro e tondo. Allora, non è che è partita la produzione dei coltelli miei Barbato, è partita una produzione che è una produzione di edizione limitata, quindi. Loro hanno deciso, l'azienda, di fare subito 1.000 pezzi, e anche se loro bloccano quella produzione a 1.000 pezzi, punto, fa niente, non importa. Ovviamente costano tanto perché c'è un acciaio pregiato particolare, c'è un manico di radica particolare, ci sono tanti anni, 4-5 anni di lavori, di lavorazione dietro, insomma, se stai ferma con la mano forse è meglio. E quindi. Salute. E quindi per quello, essendo un'edizione limitata e tutto quanto, non è la produzione industriale, sono ognuno un pezzo unico fatto a mano, controllato a mano, calibrato, pesato, bla bla bla, destra e sinistra, eccetera, eccetera, per quello che hanno quel prezzo. Ok, punto, fine. Comunque, ragazzi, buona serata e buon weekend anche. Domani chissà che cosa registrerò. Intanto la ricetta, questa là, perché poi ho fatto il video di questa vellutata di funghi porcini. Ho già fatto un'altra vellutata professionale. Quella che ho fatto oggi è una vellutata rustica, che poi forse lo sapete meglio di me, sono le cose anche più buone, sono quelle più nostrane, fatta con il pane cafone fatto in casa, insomma, cioè qualcosa di spettacolare. Va bene? Allora, facciamo un brindisi a tutti noi. E ci vediamo lunedì, carico il video, dai, lunedì. Adesso lasciatemi il weekend che mi relax. Intanto vi ho lasciato il risotto al gorgonzola, che è un video, cioè lo dovete fare, questo weekend lo dovete fare, mi dovete taggare, dovete pubblicare, badabam, badabam, badabam. Lo chiedo mucho, ciao!